Ciao a tutti amici di YouTube, in questo video vediamo come installare anti-adware nel proprio Windows Defender di Windows 10, ma se cercate altri trucchi, suggerimenti e personalizzazioni per questo sistema vi invito a seguire la mia playlist a riguardo. Detto ciò, iniziamo. Come detto in un precedente video, Windows 10 non ha bisogno di antivirus scaricati da internet perché integrato c'è già Windows Defender. Con questo video potete attivare la funzionalità anti-adware, ovvero il rilevamento di software potenzialmente indesiderato. Per fare un esempio, i programmi che normalmente riempiono di pubblicità i computer, installati attraverso il setup di un software primario. Operiamo nel regedit inserendo una chiave di Word a 32 bit nel percorso lasciato in descrizione. Rinominati in mp-enable-pass dando un valore sesadecimale pari a 1. Anche se possedete un'architettura a 64 bit, la chiave deve comunque essere a 32 bit. Dopo il correttore avvio, i software scaricati ed installati con dei comportamenti anomali verranno bloccati. Questa funzionalità è attiva di default nella versione Enterprise, ma con questo, chiamiamolo trucco, è possibile applicarlo in tutte le versioni. È possibile testare l'anti-adware scaricando una comune crack ed eventualmente farla esaminare da Defender. Per rimanere sempre aggiornato sul canale ti consiglio di iscriverti ed attivare le notifiche.